Fornite alle donne occasioni adeguate e le donne potranno fare tutto, diceva Oscar Wilde. Peccato dover ammettere che nel 2010 la condizione femminile non sia ancora, in modo uniforme tra nord e sud del paese, una condizione di vantaggio, ma semmai una posizione difficile da sostenere. Per celebrare l'altra metà del cielo, comunque, oggi a Torino è stato un susseguirsi di eventi e manifestazioni. Dalle rassegne cinematografiche, sparse per tutta la città, a incontri e seminari, benedetti istituzionalmente un po' da tutte. Ma mimose a parte, la giornata della donna in città coincide anche con il potenziamento del servizio gratuito Help Donna, ovvero una specie di telefono amico riservato a quante ogni giorno sono vittime di violenza e soprusi. E su questo i recenti dati Istat parlano chiaro. Sono 6 milioni e 743.000 le donne italiane che in età compresa fra i 16 e i 70 anni subiscono violenza almeno una volta nella vita, esattamente il 10% della popolazione italiana. Help Donna si schiera soprattutto al loro fianco e chiedere aiuto è diventato, se non semplice, perlomeno pratico. Basta digitare il tasto 5 del proprio cellulare dopo aver effettuato una normale iscrizione al sito www.regione.piemonte.it/helpdonne per contare su un supporto attivo 24 ore su 24. Perché sottolineare l'importanza di questo servizio? Perché se per la maggior parte delle donne oggi 8 marzo è solo l'occasione per organizzare cene e serate senza un cavaliere accanto, il significato profondo della giornata affonda le sue radici nel lontano 1908, quando a New York le operaie dell'industria tessile Cotton scioperarono per protestare contro le terribili condizioni in cui erano costrette a lavorare. Lo sciopero ebbe un epilogo tragico, con un rogo appositamente scatenato che costò la vita a 129 operaie. Da allora Rosa Luxemburg, politica, teorica socialista e rivoluzionaria tedesca di origini polacche ed ebraiche, propose questa data come giornata di lotta internazionale a favore delle donne. Ma forse non tutti sanno che, almeno inizialmente, le celebrazioni erano circoscritte agli Stati Uniti e che solo successivamente, con il diffondersi ed il moltiplicarsi di iniziative, l'8 marzo assunse un'importanza mondiale, divenendo, grazie alle associazioni femminili, il simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto subire nel corso dei secoli, ma anche il punto di partenza per il proprio riscatto. Ai giorni nostri questa giornata è molto attesa. Le associazioni di genere organizzano manifestazioni e convegni per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi che pesano ancora oggi sulla condizione femminile, ma è attesa anche dai fiorai che vendono una quantità enorme di mimose, simbolo di questa giornata, a prezzi esorbitanti, e dai ristoratori che vedono i loro locali affollarsi. Magari senza nemmeno sapere che cosa è accaduto l'8 marzo 1908, ma ben consapevoli che almeno per questa occasione il loro volume di affari verrà inevitabilmente avvantaggiato dai festeggiamenti. In ogni caso, auguri donne. Niente è perduto, che il cielo è leggero.